Non preoccuparti, Kitty. Toglimi questa roba di addosso, chiunque tu sia. Non posso, più tardi ti spiegherò. No, adesso, toglimi questa roba, per favore. È per la tua sicurezza. Dove mi trovo? Per favore, toglimi questa cosa, adesso. Non posso. Mi sta facendo male, toglila. Cerca di non farti male. Ma che cazzo ti ho fatto? Chi sei tu? Toglimi questa roba! Mi sta facendo male, toglila! Adesso! Io sono tua amica. Ora mi metto a gridare, eh! Mi metto a gridare! Toglila! Non posso. Levamele! Aiuto! Aiuto, aiuto! Aiuto! Basta! Mio padre è da solo. Deve essere imboccato, lo capisci questo? Non può muoversi. Mi senti? Avanti, dimmi che cosa hai intenzione di fare, eh? Che cosa vuoi da me? Chi credi che io sia? Io non sono nessuno, eh? Perché mi stai facendo questo? Questa roba mi sta strappando al polso, io voglio che me la levi, senti? Io ho 70 dollari in banca, non posso smettere di lavorare. E per favore... Le mamme, le tue, io non ce la faccio da sola. Mi senti? Sei sorda o cosa, signora? Parlami, dimmi chi sei, eh? Parlami, dimmi qualcosa, per favore. Parlami, parlami. Sorgi e risplendi sole, gli inglesi stanno arrivando. Quando mio marito era nell'esercito c'era un sergente che tutte le mattine diceva così, sempre, sempre alla stessa ora. Vuoi lavarti? Speravo ci fosse la doccia, ma c'è qualche problema nei tubi. Sei un tipo da bagno o da doccia tu? Io ero da bagno. Ma poi, quando mi sono ridotta così, non potevo più guardarmi e allora ho cambiato. Sei così consapevole del tuo corpo quando fai il bagno, non trovi? Hai dormito un po'? Maria Vergine, certo che no, è ovvio. Kitty, stai lontana da me! Questo posso farlo. Non mi parlare! Io pensavo che tu ti volessi lavare. Mi hai sentita? Se cambi idea, dimmelo. Thank you.
ancora una volta? Io vorrei che tu pensassi un po' alla mia artrite quando me ne starò in ginocchio a pulire questa roba. Ci penserò. Devi mangiare. Non ho intenzione di mangiare. E allora vuol dire che ti alimenteranno con la flebo. Mi hai fatta arrabbiare, sei contenta? E io adesso questa roba non la raccatto più. No signore, no signore. Non a tutti piacciono le uova. Il mio secondo figlio andava pazzo per le uova col salame. Ed è ancora un salame. Giuro che non ho avuto nessuna influenza su di lui, ma quel ragazzo è davvero uno spasso. Tre maschi. E tutti e tre hanno vissuto per raccontarmi. Tutti e tre nella squadra di basket, eh? Dimmi te se non hanno inventato il gioco più solito del mondo. Corri da una parte e metti la palla nel cesto, corri dall'altra e metti la palla nel cesto. Santo cielo. Kili, puoi parlare o non parlare, ma noi ce ne staremo qui almeno 5 mesi, chiusi in questa stanza. Come faremo a passare il tempo, eh? Tu hai un fardello pesante da portare. Te lo porterei io se potessi, ma menti più sagge hanno deciso così. Quello che pensiamo noi non è tutto a questo mondo. Tu avrai un bambino. Ed è forse da lì che dovremmo cominciare. Scendo. Sto scendendo. Spero che tu non sia tanto arrabbiata da non poter ascoltare quello che lui ha da dirti. È molto importante che tu ascolti. È un po' brusco, sai, è un uomo. Ma non chiudere il tuo cuore. Sì? Buongiorno, sorella. Buongiorno. Buongiorno, Kili. Sono sicuro che Nana si sta prendendo cura di te in modo eccelso. No? Ah, vedo che hai fatto colazione. Ti trovo sveglia, in forma. Abbiamo usato un anestetico molto blando, 100 mg di chetamina, e siamo sicuri che non danneggerà il bambino. So che hai altre preoccupazioni. Sono stati trovati dei fondi per la cura di tuo padre, volevo rassicurarti. Ora vuoi rispondermi o devo continuare a parlare così da solo? Io capisco che per te... Chi è? Io, Kili, sono un membro dell'organizzazione Recupero, un gruppo di orientamento cristiano unito dalle stesse idee e dalla stessa fede nei diritti dei figli non nati. No. Tu sei incinta di 3 mesi. No, mi hanno violentato. Lo so, e trovo che sia una cosa orribile. Quell'uomo a cui tu volevi bene, quell'uomo... No, aspetti un attimo. Tu sei la parte lesa. Sì, certo. Gli occhi nostri, gli occhi di Dio. È ammanettata, è rapita. Ma un bambino è una questione a parte. No, che non lo è. È una questione a sé, che non può essere utilizzata per risolvere i tuoi seri problemi. No, sono cellule, piccole cellule. È una vita a sé. E che dire della mia di vita? Bisogna che ti chiarisca la situazione. Sì, certo, è già chiarita. Su questo pianeta, lo scorso anno, sono morti 1.400.000 bambini per aborto. Ora, tu sei una delle 4 giovani donne, tutte incinte, tutte in cerca d'aborto, geograficamente distribuite, che noi abbiamo preso sotto custodia cautelare. È chiaro che c'è una dimensione politica in tutto questo. Tu sei stata scelta in quanto vittima di stupro. Perché il caso limite dello stupro è sempre stato utilizzato per sostenere la politica abortiva e noi dobbiamo far capire a tutti che i diritti infantili valgono anche in questi casi sciagurati. Noi intendiamo assistere e documentare le vite di questi bambini che altrimenti sarebbero perdute. Che cosa intende con documentare? Documentare, Kitty, ma di questo ne parliamo. Ma tu chi cazzo ti credi di essere? Andate a farvi fottere! Io non sono un adolescente del cazzo e tu non sei Dio. Kili. Voglio abortire. Kili. Che cosa volete da me? Vogliamo che tu tenga bambini.
Ci occuperemo di te fino al settimo mese, poi ti riporteremo a casa per il parto con l'assistenza dei migliori specialisti. Oh Cristo! Ci assumiamo tutte le responsabilità, le spese per le cure mediche e nel caso anche genitori adottivi in grado di crescere con te tuo figlio in contatto con te, se invece volessi tenere tu questo bambino. Come cazzo credi che lo possa fare, eh? Tu sapevi che ero incinta, sapevi che mi hanno violentata? Sai anche che devo assistere mio padre? Lo sai che è paralizzato, gli devo reggere casa la notte, ma rientra nelle tue conoscenze. Io faccio due lavori, vuoi sapere anche quali? Ci sarà un assegno per i primi due anni, Tilly. E un fondo per l'istruzione. Dimmi il tuo nome, dimmi chi sei. Tu diventerai famosa. Diventerai un'americana famosa, si apriranno moltissime porte per te e per tuo figlio, lo so, è difficile da capire adesso, ma la tua vita è già cambiata per il meglio. Tu andrai in prigione, io mi ci metto. Potrai mandarci in prigione, certo, 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 certo. Siamo entrambi preparati dal punto di vista pratico e anche da quello spirituale. Noi abbiamo donato le nostre vite, eh? Che ti posso dire, Kili? Io sono un padre. Mi prendo cura dei figli e da loro imparo. È difficile da capire, ma loro hanno fatto risorgere la mia vita attraverso nostro Signore Gesù. È stanca. La pratica di aborto a cui ti stavi per sottoporre, figli, è chiamata aspirazione e raschiamento. Un potente tubo a pompa viene inserito lungo la cervice dell'utero. Il corpo del bambino, la placenta, sono fatti a pezzi, risucchiati dentro un contenitore. La testa del bambino è franca. Levati dalle palle! È difficile a volte riconoscere subito un amico. A volte si ha bisogno di una guida, di gente che ci dicano cosa fare quando agiamo in preda al panico. Io ho limitato la tua libertà e ho preso il controllo della situazione per permetterti di fare un passo indietro. Di staccarti dalle tue emozioni impazzite. Ti restituirò la libertà quando sarai in grado di scegliere, quando sarai pronta. Si è tolta la maschera. Io mi ricorderò di lei. Ecco. Ci hai visti tutti e due. Buongiorno, Kili. Io sono un sacerdote. Se avrai bisogno di consigli riguardo allo stupro o alla gravidanza, io sono qui. Un nostro dottore ti visiterà ogni settimana. Quella donna è un'infermiera professionale. Kili, tu potresti essere mia figlia. Vai. E giuro che farei le stesse cose che faccio per te. Vedrò cosa posso far per le manette. Arrivederci, Kitty. Arrivederci. Mi dispiace che abbiano scelto te. Ma perché non vuoi che questo bambino viva, Kili? Non dovrai vederlo mai più se questo che vuoi. No! Ma il bambino non è lo stupro! Il bambino è un bambino! Per favore! Non mi toccare! Io capisco che per te portare in grembo questo bambino è un'esperienza terribile e sconvolgente. Ma dopo l'aborto si hanno effetti collaterali spaventosi. Per favore!
terribili sensi di colpa, istinti di autodistruzione, grave depressione. Basta. Dona te stessa, chili, per dare la vita. E avrai più rispetto di te. Fotiti! Bisognerebbe lavarti la bocca col sapone. Basta, vogliamo che ti ascolti, no? Certo. È importante che ascolti. Io non volevo... Grazie, no? No, che a volte sono troppo coinvolto. Io non volevo. Giusto, giusto. Ti chiedo scusa, chili. Ti giuro, non avverrà più. Io torno questa sera, avete bisogno di qualcosa? Io volevo solo... Beh. Grazie. Grazie per avermi fatto capire che stavo oltrepassando il limite. Io non volevo. Mi dispiace, Fili. Non ti tocco, non ti dico niente, me ne sto solo seduta qui sul letto. Così ci fu il crollo della borsa e dopo 3 giorni venni al mondo io. Il medico chiese a mio padre come voleva che mi chiamassi e lui rispose Calamity Jane. Eravamo 10 figli e io ero la quarta. Vuoi che smetta? Mia madre morì di leucemia a 37 anni e così io dovetti prendermi cura dei miei fratelli e delle mie sorelle. E un collegio si prese cura di me. Ero così ignorante e avevo così bisogno di imparare. E poi si mangiava lì. Certe volte andavo a chiudermi in un ripostiglio per cercare un po' di silenzio. Oh, mio padre era silenzioso. Era il silenzio fatto persona. Era alto, portava sempre lo stesso vestito e poteva muoversi nel rumore, nella confusione, tra le lacrime, raccoglieva chi era caduto, trovava chi si era perduto, asciugava chi si era bagnato e ammoniva chi aveva sbagliato con un vecchio cucchiaio di legno. Ricordo centinaia di cose che abbia fatto, ma niente che abbia mai detto. Morì di cancro, alla gola. E soffrì talmente tanto per andarsene che non mi va nemmeno di pensarci. E tuo padre? E tuo padre? Io credo che tu sia terribilmente viziata, ragazza. Ti prendi cura di tuo padre e pensi che sia dura. È un privilegio poterlo fare. Fai 2 lavori e pensi che sia una croce. Ci sono milioni di persone a questo mondo che soffrono perché non hanno un lavoro. Tuo marito ti ha stuprata? Dovevi andare dalla polizia. E adesso vuoi liberarti di un bambino che porti in grembo? È omicidio. È contrario alla volontà di Dio. È l'atto più egoistico che tu possa commettere. Noi non permetteremo che tu faccia del male a te o al tuo bambino. Chili, tu sei meglio di così e sai di esserlo. E qualunque preoccupazione tu abbia, qualunque pensiero, non sono niente di fronte al bambino che porti in grembo. Su, non essere infantile adesso. Parla. E tuo padre? Mio padre? Non può muovere il braccio destro e mezza faccia paralizzata. Mi spiace. È un poliziotto. Gli hanno sparato mentre inseguiva degli spacciatori. Mi dispiace moltissimo. Siete andati a impugnarvi con la figlia di un poliziotto. Vi mangeranno vivi. Lo sai quanti anni sono per sequestro di persona?
No, non proprio. Ah, quello che ti resta da vivere, tutta la vita! Sono una cristiana, Killy, e ho donato la mia vita per porre fine a questa carneficina. Non che sopporterei l'idea della prigione, non sopporto nemmeno i soffitti bassi, figurati la prigione. Ma Gesù ha detto... No, ferma, non ho mica scelto io di avere questo bambino. E neanche il bambino ha scelto, ma il bambino è qui. E anche io sono qui, e io non ho la Bibbia da leggere per tirarmi su. Io non ce la posso fare. Prendermi cura di mio padre, tirare avanti, crescere un bambino, io ho degli incubi, sai? Perché potrei essere in un bel casino? Potrei essere ammazzata da chi mi ha messa incinta. Oppure potrei, non lo so, odiare questo bambino, fargli del male, gettarlo via, non sto scherzando, è quello che sento. Allora, hai qualche bella citazione della Bibbia per questo? O sono un caso un po' troppo estremo, eh? Ammanettata in un letto con dentro di me i risultati di essere stata scopata dal mio ex marito, mentre mi sbatteva la testa per terra per farmi stare zitta. Si è comportato da animale quella volta. Quella volta? Ma tu non sai nemmeno chi era lui, chi è? Tu non sai chi sono io. Io solo so se te ne frega. Con le tue uova strapazzate e la tua aria da nonna. Fammi andare via di qua. O lasciami sola. Io non voglio mangiare. Non mi fido di quello che passa dalle tue mani. Io non lo voglio toccare, non voglio farlo entrare dentro di me. Tu sei sudicia. Non ne frega niente della tua chiesa, del tuo Dio. Sei una sudicia criminale. Io voglio ben vedere come te la caverai. E ora lasciami sola. Non posso lasciarti sola, Kili. Nessuno vuole essere lasciato solo, non veramente. Questo è un libro sulla gravidanza. Lo sai che ti voglio bene, Kitty? Amo e comprendo la tua resistenza. Sono molto orgoglioso di te, anche se può sembrare strano. Tu credi di essere nel giusto e non demoni. Ma se la tua mente fosse rischiarata dalla ragione, io credo che tu riusciresti a comprendere lo sbaglio. Hai una vita dentro di te, può sentirti. Ascolta la tua voce, la riconosce tra mille e non può essere liquidato così chiamandolo fede. Questo libro sulla gravidanza perlomeno ti aiuterà da un punto di vista pratico, Kili. Quello è un opuscolo sull'aborto. Guarda le fotografie, Kili. Per favore, Kili. Guarda le fotografie. Se non hai il coraggio di guardare quelle fotografie, non hai il diritto delle tue opinioni. Tu lo sai che è così. Fame. Ti porto la colazione. Che succede? Ma che ore sono? Mezzanotte passata. È successo qualcosa? Non così è andato storto. È un messaggio di tuo marito. Grazie. È stato ferito. Cosa? Niente di grave. Leggi tu. Leggi. È scivolato. Scivolato? Abbiamo fatto irruzione in un ospedale e lui si è esposto dove non doveva. Ha 70 anni, sarà stata la sua anca. Allora, vuole stare con i bambini che chiedono aiuto, non può lasciarli soli. Ma quante volte ve lo devo ripetere che è troppo vecchio per gli ospedali? Vallo a fermare.
Oddio, ma è stato arrestato. Violazione di proprietà, domani sarà fuori. Scrivimi una lettera, gliela puoi... Senti, dividiamoci frullato, tu senza cena. Come sta? Ci sta pensando. Buone? Sì. Hai mai provato col ketchup? Dove? Sulle uova? I miei fratelli mettevano la bottiglia sotto l'acqua calda per farlo uscire più in fretta. Su cosa lo mettevano? Oh, sulle uova, sul riso, persino sul melone lo mettevano. E mia madre usciva di casa inorridita per non vederci. E allora Cole non ha finito le scuole superiori? No, non l'ha finite proprio perché... Ha trovato un posto in fabbrica, voleva a tutti i costi comprarsi una macchina, così... Suo zio si è dato da fare e gli ha trovato un posto in una ditta per l'inscatolamento. E? Stavamo sempre insieme, con pause, riprese. Una volta abbiamo avuto anche un incidente e poi ci siamo persi di vista. Vi siete persi di vista? Io non voglio sentirmi a mio agio a parlare con te. Per favore, dimmi. Scordatelo. Kill. Ti ho detto scordatelo! Senti, fammi andare via di qui, io non ce la faccio più. È per passare il tempo. Io lo so che tu non ti arrenderai, Kill. Allora, vi siete persi di vista? Sì. Me l'ero scrollata di dosso e poi... Siamo al 37° giorno, giusto? Se io parlo, è solo per parlare e nient'altro. Perché è una merda quello che mi state facendo. Peggio di quello che mi ha fatto lui. Solo per parlare. Vabbè, allora insomma, io ero a un concerto. Mi aveva invitata un altro, E lui era là. Era stato lui ad organizzare tutto, come ho scoperto in seguito. E quell'altro, vabbè, lasciamo perdere. Ci siamo rimessi insieme. È andato tutto così in fretta che alla fine abbiamo finito per sposarci. Assolutamente nessuno del mio gruppo voleva questa cosa qui, ma io sono diventata ancora più testarda. Già, è sempre stato il mio grande difetto, sai, ancora adesso. Insomma, io lo sapevo com'era, conoscevo il suo carattere e l'ho sposato lo stesso. Non so dove avessi la testa, penso in mezzo alle gambe. Anch'io ho sposato un uomo che pensavo fosse quello giusto. E sta lì il problema. Gli uomini li conosci soltanto se ci vivi insieme tutti i giorni. Con le donne è diverso. Loro capisci da quello che dicono, ma non fanno lo stesso errore con gli uomini. Già, mi ha sempre preso in giro. Io lo sapevo anche che mi prendeva in giro. E sapevo che beveva. Vabbè, ci ha dato un taglio prima del matrimonio. Beveva al massimo due bicchieri, poi mi portava a casa e si andava a ubriacare fino al giorno dopo. L'ho scoperto poi. Dicono tanto della droga, ma il vero problema è l'alcol. Io non mi sono mai ubriacata in vita mia e certe volte vorrei provarci per vedere quello che mi perdo, ma in compenso ho fumato la marijuana. Balle! No, è la pura verità, non mi ha fatto niente, E sono entrata nel bagno degli uomini, cosa che dubito tu abbia fatto, e ho baciato tre uomini, tre, nello stesso giorno, quindi non fare tanto la saputella e non cercare di stupirmi. Tu hai fumato? Oh, sì, ho fumato. Ho trovato la marijuana nel calzino di mio figlio. No. Sì. Ho aspettato che tornasse a casa, sono andata su in camera da letto, mi sono accesa una sigaretta e mi sono seduta sul letto. Ho lasciato che mi trovasse lì che fumavo. L'ho scioccato fin dentro le mutande, l'ho raddrizzato in un attimo. E quello che adesso è diventato ragioniere. Tre maschi, ai. Avrei dato l'anima per avere una bambina. Tre maschi in casa fanno una gran confusione. E quindi pensavi fosse quello giusto? Cosa? L'uomo giusto per te? Oh, sì.
Stavo con un uomo che lavorava in un mattatoio. Oh, ti faceva schizzare gli occhi fuori dalle orbite quando si toglieva la maglietta. Ma era ateo, socialista e chissà quant'altro. Troppo per mio padre, troppo. Così lo cacciò via e mi fidanzò a un giovane lattaio tedesco, molto gentile, Lo sposai che avevo 19 anni e dopo 2 mesi la latteria fallì. Io non avevo una lira e lui era completamente al verde. Era un uomo davvero insopportabile, adesso ascoltami bene. Andammo avanti così fino a che non mi ridusse al silenzio. Figurati io, ridotta al silenzio. Poi si mise nel ramo dei magazzini e diventò un buon fornitore. E ora ascoltami bene. Dio ci trovò molto tardi, quando i ragazzi erano già fuori di casa. E quando Dio trovò quell'uomo, lo trasformò in un faro, in un oratore per gli altri uomini, in un tizzone ardente. E il nostro letto diventò un lago di fuoco. E io non mi annoiavo più. E mi innamorai di nuovo di lui, sì. Questa è una testimonianza di fede. Tutto può cambiare, figli, anche quando non c'è più la speranza. È questa la morale della mia storia. E ora, se vuoi, puoi anche non ascoltarmi più. E quindi? Come mi dovrei sentire? Soddisfatta del mio matrimonio? Le cose cambiano. Sì, in peggio. Cole beveva sempre di più, diventava sempre più squallido, andava a scopare in giro. Quando hanno sparato mio padre, lui voleva tornarsi nel suo paese, perché lo sapeva che io mi dovevo occupare di lui. Io facevo la cameriera, al minimo sindacale, e la cassiera in un autolavaggio, 70 ore a settimana. E lui che fa? Perde il lavoro perché beve troppo. Davvero intelligente, no? Arrivò la crisi, non facevamo altro che litigare. Ogni 5 minuti, appena i nostri occhi si incontravano. Io gli chiesi il divorzio e lui mi picchiò. E io me ne andai via da quella casa un quarto d'ora dopo che lui mi aveva picchiata. Ma è stata una pazza stare con lui così tanto tempo, ma cosa avevo nella testa? Era un matrimonio. Certo, dopo mi stava sempre addosso. Io guardavo fuori dalla finestra e lui stava là, nel cortile sul retro, al droghiere, in biblioteca, in lavanderia. Veniva al bar se io mi incontravo con un altro uomo. Veniva al ristorante a chiedermi dei soldi. Non sapeva che non gli avrei dato niente, lo faceva apposta, solo perché mi voleva spaventare. Poi a un certo punto tutto finì, chissà perché, per 6 mesi. E poi lui ricominciò, ritornò alla carica. Mi spediva dei fiori, mi mandava dei messaggi, mi implorava di dargli ascolto per un'ora soltanto. Allora io l'ho invitato da me. Pensavo che avremmo potuto sederci e chiarire una volta per tutte. Pensavo di potergli prendere la mano e dirgli: oh, ci siamo chiariti, siamo due persone troppo diverse, sai, no? Una stupida idea del cazzo così. Insomma, io gli ho cucinato qualche cosa da mangiare e lui mi ha portato un peluche. E stava andando tutto, non dico perfettamente, ma insomma bene. Io gli sfioro un braccio per fargli capire che va tutto bene e lui mi tira la mano e mi dice: facciamola finita. E comincia. Mi dice che ha bisogno. Mi spinge verso di lui, sai, forte. Io mi metto una mano in faccia e lui mi morde, capito? Mi morde forte, serrando i denti. E poi non lo so, un vero casino. Mi butta a terra sul pavimento. Mi butta a terra sul pavimento. E mi stupra. Ecco come ha risollevato il nostro matrimonio. Ecco come era cambiato. È acqua passata qui. No. A dire il vero non lo è. Pensi che Dio ti veda? Oh, sì. Ti vede anche adesso? Credo di sì. Chili, fra qualche giorno è il tuo compleanno. E tu come lo sai? Beh, è la prima cosa che ho saputo di te. Dalla patente. L'uomo dice che puoi avere una torta. L'uomo chi? L'uomo incaricato. E in cambio di che cosa posso avere la vostra torta? Di qualche opuscolo. Io non leggerò mai quella merda, non me la presentare nemmeno.
Tilly, non puoi rifiutare l'informazione. La chiami informazione quella? Sì, è la pura verità sull'argomento. Ma io non avrò nessun bambino e non ci sarà nessuno ad adottarlo. Non lo avrò e non lo terrò. Che cosa vorresti per il tuo compleanno? Questo non rientra nelle mie possibilità. Voglio vestirmi. Non mi è mai piaciuto starmene così in camicia da notte. Non mi piace il mio odore. So che può sembrare assurdo, ma conosci il tuo odore dalla tua camicia da notte. T'assicuro che con l'età non migliora, te lo posso garantire. Voglio una torta al cioccolato. Mi voglio alzare, voglio essere liberato. Un minuto, due minuti, non mi importa. Voglio andare al bagno con le mie gambe, voglio alzarmi, non voglio starmene qui piegata il giorno del mio compleanno. Kelly, ti teniamo così perché non abbiamo trovato un altro sistema, non sapevamo come fare. I compleanni, i bambini, quelle manine, quei piedini, manine, faccine. Piedini, faccine, ma ti senti? Tutte ste stronzate sui bambini! Ma te non te ne frega niente di questo bambino! Vuoi solo che diventi il tuo piccolo chissà che politico, eh? I cartelli che su scritto Dio che sventolate di fronte alle cliniche per l'aborto! Per non dire di quei cadaverini sott'aceto che vi portate dietro. Aspetta, com'era quello? Baby Tia, il vostro feticcio. Non era quel pupazzo in formalina che facevate passare per un feto abortito? Non posso credere che non ti disgusti. Oh, falla finita, ma hai stufato. Come fai a dire tanta stronzata? Ho tenuto il vestito che avevi addosso quando sei arrivata. È un po' malandato, ma te lo posso mettere a posto per il tuo compleanno. Io non odio i bambini, se questo è quello che pensi. Lo so. Come cavolo ti chiami tu? Ecco, questo vuoi fare per il mio compleanno. Voglio sapere come ti devo chiamare quando ti parlo. Du. Come? Du. Du? Che nome è Du? Du cosa? Du perché? Va bene, voglio essere liberata Du per un minuto al mio compleanno, Du. Solo se leggi gli opuscoli. Ma che cazzo ti è successo, tu? Ma non vedi dove siamo? Guarda come sei ridotta, guarda me! Tu eri un essere umano una volta, vero? Sì, pare di sì, dalla voce, dall'espressione. Cosa ti è successo, tu? Fanno a pezzi i bambini. Li ammazzano con sostanze chimiche. Li bruciano con soluzioni saline. Qualche volta li fanno uscire strangolati dal loro cordone ombelicale col parto cesareo. Altre volte li lasciano morire per negligenza. Io ho salvato molti bambini, altri li ho perduti. Ho assistito a 3 operazioni al cuore della mia creatura e poi l'ho perduta. Ecco che cosa mi è successo, Kili. E ora ho solo voglia di dormire. Io non posso crescere questo bambino, tu. Sono troppo incazzata, incasinata. Sogno continuamente come è successo. Sarei arrabbiata col bambino, ne sono certa. Un bel giorno potrei fargli del male senza accorgermene. Potrebbe succedere. Non è il mio bambino. È il bambino di chi mi ha costretta. Ho capito che per voi si tratta di me o del bambino. Mi sembra una follia, ma per voi è normale. Io, guarda, non ti faccio vedere veramente quanto sono incazzata. Non te lo faccio vedere. No. Thank you.
questa responsabilità. Come se io fossi una fabbrica di bambini, una scrofata di produzione, una vacca a cui si inchiodano le gambe per fargli scodellare il vitello. Perché non vuoi assumere? Finché io sono abbastanza grosso per Gesù. Adesso basta, chiudi. Basta un cazzo. E non urlare con me. Cristo nel mio. E Cristo qua, Cristo là. Ma perché non vuoi assumerti questa responsabilità? Sì, perché voi, quei amichetti, potete fare quello che vi pare e ficcarvi il vostro Cristo su per il culo. Adesso basta! Ora stammi a sentire, ragazzina, hai un bambino dentro di te e porterai avanti la gravidanza fino alla fine. Per quanto riguarda il mio di Cristo, lui ti parlerà e ti dirà andate, mortificate la stessa del cosa, vostro la sangue, io ne domanderò conto e ne domanderò conto ad ogni uomo, ad ogni animale. Ma che gli animali? Uomini e animali? Ne conto ad ogni essere umano, perché Dio ha fatto l'uomo sua immagine e somiglianza. Grazie. Non avevo il diritto di parlarti così. Tu sei una ragazza enormemente infelice, provata da una condizione che nemmeno tu riesci a comprendere, mentre queste decisioni vanno prese a mente fredda, con calma. Ti chiedo scusa, Kili. Non succederà mai più. Vaffanculo. Grazie di aver accettato le mie scuse. Le ostilità vi fanno ridere? Noi siamo una nazione al servizio di Dio e della legge morale del nostro Dio. È questo che ci rende una nazione. Ma quando trasgrediamo i comandamenti di Cristo, non abbiamo più democrazia, ma anarchia. E quando la famiglia si disgrega e i figli fanno da sé le proprie leggi e urlare in loro soltanto la rabbia, allora quella nazione cola a picco e diventa un mostro osceno che divora i propri figli. Santo cielo! Abbiamo altri impegni in mattinata. Non avrei dovuto ridere. Non so nemmeno perché ridere. Stavi ridendo perché era ridicolo. Cristo non vuole tutto questo. Non lo so. Beh, non lo vuole. E questa roba è merda. E io non voglio più mangiare gli hamburger, il ketchup e i piselli al microonde. E voglio una dottoressa femmina invece che quel coglione con la maglietta da Boy Scout e le mani sempre ghiacciate. Poi voglio una televisione, una rivista trash, dei libri con delle scene di sesso. E poi voglio vedere Batman 7 o che cazzo di numero sono arrivati. E poi guarda, portatemi pure a delle lezioni di scuola guida e a me sembrerà cazzo di essere arrivata in paradiso. Abbiamo molto un po' di mattinata. Buon compleanno, Kili. Cristo! Eh sì, è sempre con noi anche quando non lo vediamo. Ma è la chiave per questo! Oddio! Oh, oddio, altro che il sesso, ragazzi! Oh, questo sì che è molto meglio! E ancora una cosa. Che cosa? Dal frigo. Bello fresco. Guarda, mio vestito! Grazie! Ragazzi, sto camminando. Oddio, cammino. E ancora una cosa. Cosa? Birra, Oddio, camminare. È una sensazione incredibile, ragazzi, vertiginosa. Oddio mio. No, fa attenzione. Grazie, è gentile da parte tua. Birra è calda. Perché ho preferito mettere nel frigorifero il vestito in modo che se lui apriva il freezer non trovava le birre. Oddio, non lo so che cosa ho pensato, ero così nervosa. Birra calda, va benissimo. Magari mi provo il vestito, che dici?
amici? E ti aiuto? No, 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 faccio da sola. Stoppa una birra. Oh, sono 20 anni che non bevo una birra. Dura, alzare il gomito dopo tanto tempo. Senti, ma l'uomo misterioso parla mai veramente o fa sempre dei discorsi? Chi, Walter? Quel tipo si chiama Walter, come un vero essere umano. Walter. Oddio, sono incinta. Ragazzi, sono incinta. Ma chi se ne frega, io lascio questo vestito. Grazie, tu. Buon compleanno, te. Già, sono nata in questo giorno 30 anni fa. Credi che posso bere la birra? Beh, una non penso ti possa far male. E le apri bottiglie? Si svitano. Perfetto. Oh, Walter, ti è sputata in faccia. Beh, ti ha provocato. Scusa, ma tu da che parte stai? Lui sta con Dio, ma è insopportabile quando parla. Ah, beh. Però sta con Dio. Ma sai cosa penso? Che dopo 2 birre Dio non esiste più. Allora io ne berrò una sola. E vai. Tu sei sicura che io non potrò darti una bella botta in testa? Faresti questo che io? Davvero faresti questo? Beh, perché sopra ci sono dei signori e non potresti colpirmi, altrimenti non potresti aprire la porta e rimarresti chiusa qui dentro. E gli piace la birra? La chiave avanzante del demonio. Beh, allora certo. A che cosa? Beh, sento una festeggiata. Alla prossima mezz'ora. Alla prossima mezz'ora. Vai. Facciamo i latitanti di Dio. Ma per che cosa? Per porre fine a questa carneficina. Ma te non interessa quello che succede a me. Io darei qualunque cosa per vederti con un bambino sano. Ma lasciamo perdere. Ah, lo sai che cosa mi piacerebbe fare? Arrampicarmi su, in alto, dove fa più freddo che all'inferno. Mi piace il ghiaccio sulle sopracciglia, sai? Ai! Io lo sai che da piccola mi strappavo i capelli da sola? Sta ferma. Oh, Cole era sempre in giro a fare roccio quando era sobrio. Continuavo ad insistere, così io provai. Lo vuoi sapere? Ero più brava io di lui, con quel
le scarpette chiodate, senza picozza. Potevo fare di quelle cose che lui neanche si sognava. Aggrapparsi alle fessure nella roccia e lasciarlo indietro sulla parete. Andare in solitario, ragazzi, che emozione! Oh, una volta con Delaniti in alta montagna, no? Avevamo dei cavoli di sacchi a pelo che potevi appendere su in verticale per una parete ripidissima e che ci mettevi dentro. E infatti, a un certo punto è arrivata una folata di vento. Io mi sono legata alle corde, mi sono calata dentro il sacco a pelo e ho passato la notte lì su. Ah, stavo là, capito? Appesa a 1000 metri d'altezza, ho pensato. Guarda, te la puoi fare sotto dalla paura, ti puoi congelare su questa parete, ma qui non ci sarà mai nessuno che vorrà farti fare qualcosa nel tuo interesse. Sono scesa di lì e ho chiesto il divorzio. Ah, è stato fantastico passare la notte lì sopra. Non avresti dovuto fare una cosa così da sola. È stata una sensazione, non te la so spiegare. Senti, ma tu hai mai fatto qualcosa del genere? Che cosa? Fatto qualcosa. Beh, ho cresciuto 3 fratelli, ho cresciuto 3 figli maschi. E adesso credo di stare facendo qualcosa anche adesso. Sì, adesso sei fuori di testa. Credo di sì. Sì, lo sei. Fammi andare via di qua. Ci ho pensato. E lo faresti, eh? Farei qualunque cosa ma che non vada contro me stessa. Sì, ma questo lo stai facendo contro di me. No, non sì, sto facendo contro. Tu metti la vita del bambino prima della mia. No. La tua vita è nelle tue mani. Tu stavi bene su quella montagna perché eri completamente sola. Ma io non voglio lasciarti completamente sola. Quello per cui io prego è la perfetta unione. Quell'unione che genera la vita. Credimi, te lo posso assicurare. Io darei tutti i bambini, i padri eterni del mondo per potermi restare da sola in questo momento. Mi dispiace, sono stufa di avere sempre qualcuno che è più importante di me. C'è sempre qualcosa di più importante. Ah sì, quando sono bene, ma non adesso. Ma adesso non è il momento, Killy. Non sono mai stata sola. Sempre con qualcuno, mio fratello, poi Cole, i coinquilini, poi di nuovo mio padre. Sempre qualcuno nella stanza, sentire gente che parla, che tossisce, che dorme. Cristo, io sogno l'Antartide, sai? Solo ghiaccio, solo quella piattezza bianca perdita d'occhio, sai? In dove riesci a guardare? Fino all'estremo orizzonte niente. Nessuna macchina, né sedie, né persone, né uomini, niente. Tendi l'orecchio, non senti niente. Killy, quella è la morte. Bene, allora io ci andrò prima o poi, dove tu tendi l'orecchio e non senti niente. E se solo vuoi sentire, senti il respiro. E lui diceva, ti piace, ti piace, ti piace. Mentre mi sbatteva la testa sul pavimento, io ho pensato, è come un ritmo, tenevo il ritmo. Ed ero dentro quel suono, sì. Ho guardato i suoi occhi ed erano vuoti, come lune. Io sono quasi riuscita a strapparglieli quegli occhi, io li volevo, li desideravo veramente. Io sono riuscita a distaccarmi da lui mentre mi scopavo lassù, in quel sacco a pelo, in quel sacco a pelo. Faceva così freddo. E poi mi è tornato a casa e mi ha afferrato. Più stretta, più stretta. Dimentica adesso. È passato. Dimentica. Via, è via. Finita, Killy. Via. È passato. Per l'amor del cielo, che cosa sta succedendo?
Beh, ieri era il suo compleanno e allora le ho portato delle birre come regalo. E adesso stavo nascondendo le bottiglie. Posso vederle, per favore? Sì. E i tappi delle bottiglie? Possa più fidare di te. Cosa lo stavi facendo? Stavo aggiustando i capelli. E poi? E poi le ho cantato una canzoncina per farla addormentare. Buongiorno, Kili. Salve. Finisci di sistemare i capelli. Allora, l'inferno esiste, non è solo una bestemmia. Dovevo immaginarlo. È difficile che due donne messe in una condizione del genere non finiscano per diventare complici. Per te è più facile, Kili. Tu sei costretta. Abbiamo dovuto costringerti, perché le leggi che dovrebbero guidarti sono fatte da politici venali interessati solamente al proprio tornaconto, che immancabilmente fanno sempre la scelta più facile. Tra poco tempo ti riporteremo a casa, dove dovrai fare scelte difficili senza la guida di nessuno. Dovrai decidere se amare e tenere questo bambino oppure darlo in affidamento ad una giovane coppia con un matrimonio ben riuscito, che naturalmente diventerà la famiglia del bambino. Potrai scegliere. Sarai libera, non sarai costretta. È inutile che ti dica quanto sia difficile per una donna sola fare il genitore. Sei stata molto gentile a leggere gli opuscoli che ti ho portato. Kili, qui c'è Cole. No, 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 assolutamente no, 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 non voglio vederlo. Tienilo fuori di qui. E qui? Per te? Non vuoi sentire quello che ha da dire? No, se tu lo porti, io lo ammazzo. Oppure mi ammazzo, oppure ammazzo te se ci riesco. È cambiato, è trasfigurato, vuole il tuo perdono. Io ho avvertito. Non credi nel perdono? No, non con lui. Tienilo fuori di qui. Ha trovato Gesù, ha lasciato gli stupefacenti, ha cacciato il demonio e si è assunto le sue responsabilità. Mi ha chiesto di poter mortificare la propria carne, mi ha supplicato di fargli da testimone e nel raccoglimento della preghiera si è frustato fino a svenire. Mi sarebbe piaciuto esserci. Ma è completamente purificato, non è più lo stesso. Ma tu sei pazzo, siete tutti pazzi. Ma credi che mi interessino gli stupratori che trovano Gesù? Voi due che vi fate le seghe nello stanzino sul retro? Ma fatti sbattere la terra e lasciati fare quello che ha fatto a me e poi capirai. Tienilo fuori di quel cazzo. Non ti toccherà, Kili. No! Ti ho promesso alcuni istanti per parlare. No! Di te. Non costringermi. Vi do qualche minuto per ricomporvi. È chiaro? Tu? Non lo sapevo. Sei sicura? Sapevo che l'avevano trovato. Chi? E noi. Quindi lo sapevi? Pensavo che fosse possibile. Anche che sarebbe venuto qui? Sì, che fosse possibile, sì. Lascia che ti aggiusti. No, no, non lo fare. No, grazie. Chi? Non ti sedere sul letto. Che se tu lo perdonassi potresti liberarti di lui. Avrei dovuto farlo sbattere in galera. Sì, avresti dovuto e avresti reso il nostro compito molto più semplice. Quindi è colpa mia. No, non ho detto questo. E invece io penso che tu dovresti dire proprio questo, che è colpa mia. No, ci sono dei casi in cui vendicarsi è l'ira di Dio e perdonare è la grazia di Dio. Sono parole al vento, chiacchiere. Tu non c'eri, non lo puoi sapere.
Ci sono cose che hai il dovere di non dimenticare e quella è la grazia di Dio, se mai esiste. Io ti perdono, mi hai portato la birra. Non lo posso di più! Ciao, Kili. Tuo padre sta bene, lo vedo tutti i giorni. Ti ho portato un fiore. Non sapevo cos'altro portare. L'ho preso nel tuo giardino. Stai bene? Mi sembra di sì. Deve essere per forza malintata. Quello che ho fatto qui è una cosa da animale. Mi avrebbero dovuto uccidere per quello che ho fatto. Mi svegliavo nel cuore della notte e ci pensavo ogni notte. Non potevo più guardarmi allo specchio. Non potevo neanche abbassare gli occhi perché mi vedevo il piede, le mani. Non potevo usare una birra o una matita perché ero costretto a vedermi la mano. Mi sono fatto crescere la barba perché non riuscivo più a ladrare. Tenevo addosso sempre gli stessi vestiti tutti i giorni, tutti i giorni. Sono arrivato a bere più di 4 litri al giorno. Risparmiati queste fesserie per Gesù. Queste persone qui mi hanno trovato. Io ero fuori di testa, non ero neanche un essere umano. Io non riesco nemmeno a descriverlo. Ah, ho preso il tuo gatto. Mi sto prendendo cura del tuo gatto. L'hai preso dopo, vero? È un gran bel gatto. Mi stavo chiedendo come si chiama. Il gatto, dico, come si chiama. Io lo chiamo Striscia. Striscia. Non sapevo il nome. Mi farei tagliare una mano, chi? Come facevano una volta, sai? Lo farei, se servisse a qualcosa io lo farei. Fallo. Ok, ok. Puoi non chiamarmi per nome. Non voglio il mio nome sulla tua bocca. Non ti taglierai la mano, non hai le palle. Farei qualsiasi cosa. Non è per questo che siamo qui. Qualsiasi cosa. E fallo con qualcun altro, figlio di puttana! Noi siamo una famiglia, quei chili, che ti piaccia o no. Una famiglia, il padre, la madre e i due figli. E tu qua saresti il padre? Sì, Kili, sì, in effetti sì, di fatto sì, Kili. Noi siamo famiglia perché voi due non avete una famiglia. Siamo una famiglia qui perché di mezzo c'è un bambino. E spero di vederlo crescere sano. So che un giorno capirete la mia posizione perché io sono più anziano di voi, ho più esperienza della vita. Tutte e due avete delle responsabilità verso questo bambino. E tali responsabilità non sono un optional. Siamo qui per discutere come adempiere a tali responsabilità. E vi giuro che lo faremo di quello che hai da dire. Conto. Riprendimi con te. Perdonami. Ti ho amato nel modo sbagliato, in un modo terribile. Ho un peccato. Contro la carne e contro lo spirito. Dio mi perdoni. Ero un alcolizzato, ma non bevo più ora. Io ero, non lo so, io vivevo come te. Non riconoscevo il bene dal male, ma sono con Gesù adesso. L'ho accolto come mio Signore e Lui mi guida sul suo sentiero, riderò dritto ora. Starò sul suo sentiero. Eravamo sposati tu. Ricominciamo da qua, tu porti in grembo mio figlio. Ti metto su un piedistallo, che lo faccio! Non lo direi se no, lo faccio! Sono nel fango, Kili. Sto affondando. Ti sto chiedendo di tirarmi su. E poi cresciamo insieme questo bambino. Cacchio, Kili, nostro figlio! Io sono diverso, guardami, guardami negli occhi, piccola. Te ne accorgerai. L'ho fatta finita con quella roba.
Ho smesso. Chiedi a lui se non ho smesso. Io penso a te ogni minuto di ogni singolo giorno. Io voglio dedicare la mia vita a te, perché è giusto. Io te lo devo. Tu porti in grembo mio figlio. Ti ho fatto così male che vorresti ucciderlo? Non è da te, Kili. Sarebbe un gesto pazzesco. Gesù, Kili, tu non uccidere il bambino. Ho portato un libro in cui possiamo scegliere il nome. Possiamo farlo stanotte, se vuoi. Sceglilo tu il nome. Io ne sarei fiero. Io starò qui ad assisterti. Sei tu il capo. Mi hanno trovato un lavoro. Mi hanno assunto. 5 in punto, io torno a casa, pam, niente scenate. Ti aiuto con la casa, ci dividiamo tutto. Io sono tornato dalla morte, Kili, dalla morte. No, non dico che devi credermi, ma per il bambino dovresti dargli almeno una possibilità. Afferra la mia mano ora. Possiamo ricominciare da qui. Te lo sto chiedendo, Kili. Io ti amo, Kili. Non posso fare l'amore con un'altra donna, tu lo sai. Lo sai cosa intendo, no? Tu mi amavi e io ho annegato il nostro amore nell'alcol, ma cacchio! Guardami! Ho perso 8 kg, non verrò più! Mai più! Volevo anche soffrire quello che hai sofferto tu, così mi sono fatto frustare da loro. Volevo strapparmi di dosso la carne. Volevo più dolore, più dolore, più dolore, più dolore. Volevo il tuo dolore, Kili. Volevo anche essere qui con te, così potevo strapparmela via, questa mano maledetta. Ed eravamo pari. Avanti, prendi la mia mano, Kili. Io sono il tuo corpo. Per tutti questi anni ho sempre sentito bruciare quei fianchi nella mia mano. Io lo vedo nel tuo corpo, ti adoro. Dai, avanti. Non devi chiedermi di mettermi in ginocchio. La mia vita è già in ginocchio. Che cosa sono io senza di te? Sono solo quello che ti ho fatto. Cosa posso pretendere? Scegli tu di tirarmi su. Chi altro puoi salvare, Kili, se non me? Io, adesso, sono l'unico che puoi salvare. Prendi la mia mano, Kili. È a 10 centimetri da me, lo vedi, no? Avanti, è il momento, adesso. Lascia che ti tocchi la mano, non dire niente, da parte. Lascia solo che mi avvicini un po'. E ti tocchi la mano, solo toccare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Sento che il marcio si sta allontanando da me. Ok, ok, Kim. Ho pensato a un peggio, a cosa avrei potuto fare se tu ti fossi lasciato a giocare. Niente di male, niente di male. Guarda, voglio girare la tua mano con il palmo rivolto in su, ok? Con questa qui si può costruire e si può distruggere. Proprio adesso. Chiudi la mano e prendi la mia mano. Capisci quello che voglio dire? Un solo gesto e mi puoi salvare, un solo gesto. E possiamo crescere nostro figlio, possiamo farlo. Con un solo, semplice gesto. Avanti, Kili. Anch'io ti amo! No, e ti perdono! Fuori! Sottometti la tua volontà! Ti amo! Si ferma prima volta! Vieni con me! Vai da me! Con me! Io ti amo! Ti amo! Ti amo.
mio Dio. Che Dio ci ami e ci perdoni. Aiuto! Venite giù! Che succede? Mamma mia. Bisogna chiamare l'ambulanza. Cerco il dottor Bloom. Non c'è tempo. Sta perdendo sangue, non lo vedi? Lo so, dammi 30 secondi. No, io sgomberiamo tutto, ti prego, sgomberiamo tutto. No. Poi da fuori chiamo io l'ambulanza. Ma non posso lasciarla sola, sì. Questo è di persona. Lo so, siamo cristiani. Non ti metterò in mezzo, c'è bisogno di te, non di pensaci me. Vai, io chiamo l'ambulanza. Vieni con me, tu. No. Forse erano due. No, aveva